Sembrava di rivedere un film già visto, quello della 24esima giornata della passata stagione, quando quella rimessa, la stessa rimessa a pochi secondi dalla fine, era costata ai playoff alla Dinamo. Questa volta però c'era Banford e la palla l'ha ricevuta, ha fatto 2 su 2 dalla lunetta e ha chiuso un match dominato dai ragazzi di Esposito. La Dinamo ha dimostrato di avere una macchina che ha grande potenziale per diversi motivi e lo ha dimostrato con tre strappi da squadra di alto livello. Nonostante le 19 palle perse, nonostante qualche peccato di superficialità e nonostante il finale con l'acceleratore già alzato dal pedale, ma questa squadra ha delle chiavi che possono aprire qualsiasi tipo di serratura. È dominante a rimbalzo, dove nelle prime tre partite anche in coppa ha stracciato gli avversari, conquistando una serie di secondi tiri impressionanti, ma soprattutto limitando la transizione avversaria. È pirandelliana nella capacità di trovare un protagonista diverso, decisivo in momenti diversi della partita. Il fuoco incrociato di Pathway per il 47-40 con tre triple consecutive, il terzo quarto di Cooley, granito puro dentro l'area, l'apporto determinante di Polonara che ha messo 9 punti in 12 minuti, tutti fondamentali. Poi c'è Mr. Smith, magari non ancora al top, non sempre lucido, ma credetemi, l'uomo giusto al posto giusto. In mezzo ci sono Banford che crea, a volte distrugge per poi avere immensa freddezza, e Thomas che non ti lascia mai stare, che corre, va a rimbalzo, si sbatte, mette giù il pallone, è capace di girare partita e inerzia. Ieri la Dinamo non esce con una vittoria risicata da Brindisi, esce con grande consapevolezza di essere forte, di avere tante armi, di essere molto pericolosa per chiunque. Brindisi ci ha provato, ha trovato numeri impressionanti da Wes Clark, ma è crollata a rimbalzo nella capacità di entrare dentro l'area, 0 su 8 da 3 nel primo quarto, nel trovare soluzioni diverse alla difesa della Dinamo. Non è riuscita a correre, non riuscendo a girare il match neanche con la zona 3-2. È vero, la partita è finita al 39esimo e 50 secondi, ma questo gruppo ha margini di miglioramento enormi, ascolta, lotta, mette in pratica, si aiuta. Siamo alla terza giornata, non alla vigilia dei playoff, è come una macchina a cui quotidianamente modifica la centralina. Si alzano i cavalli e gli altri devono stare al tuo passo. Buonasera e ben ritrovati su Dinamo TV con Dinamo Air, puntata davvero ricchissima di contenuti. Abbiamo visto la nostra cover di apertura, potete trovare anche on demand ovviamente tutta la partita disputata ieri a Brindisi dalla Dinamo vinta 90-84, tutti gli highlights di tutte le partite della terza giornata e poi ovviamente anche la nostra rassegna stampa con tutto quello che hanno detto i quotidiani di noi. Ma adesso andiamo a vedere il punto sul campionato dopo tre giornate ci sono già delle importanti indicazioni. È una terza giornata che mette già delle prime indicazioni importanti. Innanzitutto Trento e Brescia sono in un momento davvero difficile. La squadra di Buscaglia, dopo il crollo in coppa con lo Zenit, subisce 95 punti anche a Varese sotto i colpi degli italiani Ferrero e Tambone. Brescia, anche lei reduce da 5 sconfitte in 6 partite tra campionato ed Eurocup, cade sul campo della neopromossa Trieste, che vince la sua prima partita recuperando in un solo colpo Peric, Wright e aggiungendo Silins. Chi invece dimostra di essere sulla strada giusta e di aver costruito una squadra molto interessante, Bologna, che sbanca Avellino senza cuoli. Determinanti Panther e Taylor, oltre all'ex Milano Mbaye, ma convincono Kravic e soprattutto Martin, sempre più collante e equilibratore del quintetto nei momenti decisivi. La Dinamo entra di diritto nelle squadre top del campionato, andando a vincere a Brindisi molto più nettamente di quanto dica il risultato. Mentre la Torino dei giovani rookie, allenata da Galbiati, dimostra il suo potenziale NBA, rifilando 98 punti a Reggio e presentandosi domenica prossima a Sassari con i galloni della squadra in salute. Milano sembra essere di un altro pianeta, al Pireo abbiamo visto una squadra da playoff di Eurolega, con Barça, Cinciarini e Fontecchio non entrati, gli stessi giocatori che poi dominano nella partita con Pistoia. Pianigiani ha davvero un roster pazzesco a sua disposizione. Infine Venezia, che in precampionato ha avuto molti problemi, ma ha aggiunto Widmar, ha recuperato uno straordinario Mitchell Watt e sembra aver tutta l'intenzione di essere una pretendente all'anti-Milano. Il campionato è appena iniziato, ma le indicazioni sono già di quelle interessanti.
Il nostro personale MVP di ieri è stato Terran Pathway con 19 punti, 8 rimbalzi, 19 di plus minus, 19 di valutazione, veramente una partita a tutto tondo, ma i tifosi ovviamente hanno la parola principale e hanno votato Jack Cooley come MVP. Noi andiamo a vedere le sue immagini. Il prestito che sa fare tutto. Ovviamente per quanto riguarda Jack Cooley potete trovare anche on demand la puntata, la prima puntata della nostra nuova rubrica House of Cards per conoscere davvero tutto per quanto riguarda la vita del centro della Dinamo. Noi adesso parliamo di news di giornata perché Trento è alla ricerca di un'ala piccola, si faceva il nome di Alessandro Gentile, difficile, potrebbe puntare su Lamar Patterson, l'ex giocatore di Torino, grandissimo talento, la squadra di Buscaglia. Invece Brescia ancora sonda il mercato dei lunghi, no per Carmichael e per Anosike, non convince appieno il nostro ex giocatore della Dinamo, Jarvis Varnado. Per quanto riguarda invece Torino, che sarà la prossima avversaria della Dinamo, bellissima vittoria ieri come abbiamo visto a Reggio Emilia, però c'è sempre il giallo di coach Larry Brown, che dovrebbe avere mercoledì l'esito, diciamo, dell'operazione, di quello che del controllo medico, e poi si saprà quando tornerà appunto il coach della Fiat. In questo momento ovviamente sta allenando Paolo Galbiati. In Lega 2, in A2, c'è il primo esonero del campionato, ovvero arriva da Tortona, dove Lorenzo Pans è stato sollevato ufficialmente dall'incarico di allenatore. Al suo posto dovrebbe arrivare Marco Ramondino. Noi siamo davvero in chiusura di trasmissione, ripeto, potete andarvi on demand a ritrovare tutti i contenuti della nostra puntata e tutto quello visto nella giornata e nel weekend. Noi ci vediamo alla copertina di chiusura, le più belle foto, le più belle immagini della giornata e tutto quello che hanno detto i giornali questa mattina. Noi ci rivediamo sempre domani, martedì. Buona serata, arrivederci. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? All I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Self in my regrets, I've become a little stronger now.
quando un prestito sa fare tutto, è un prestito Jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo Biper.